Oggi parliamo di inerzia, cioè del primo principio della dinamica. Ti propongo due semplici esperimenti che assomigliano a dei trucchi di magia. L'occorrente. Alcune monete da 50 centesimi. Un foglio di carta. Un righello. Un abiro. Hai tutto necessario? Partiamo. Prendi una moneta e appoggiala sul foglio. Ora, con l'abiro, tracciane una circonferenza uguale a quella della moneta. Appoggia la moneta nella circonferenza e sovrapponi ad essa anche le altre monete. Con il righello fai scivolare via la moneta di appoggio, colpendola lateralmente. Le altre monete, come per magia, rimangono incolonnate dentro la circonferenza. Come si spiega questo fatto? La pila di monete sovrastanti non si muove perché tende a mantenere il suo stato di quiete. Secondo il primo principio della dinamica, un corpo tende a mantenere il suo stato di quiete fino a che su di esso non interviene una forza. Procediamo ora con il secondo esperimento, l'occorrente. Un bottone, una tavola liscia di legno, un martello, due chiodini. Appoggia il bottone sulla tavola di legno e pianta i due chiodini dietro il bottone. Ora lancia la tavola verso il muro o qualunque altro ostacolo, così come faccio io. La tavola si ferma in modo brusco, mentre il bottone viene proiettato in avanti. Anche in questo caso il fenomeno è spiegato con l'inerzia. Il bottone si proietta in avanti come se volesse continuare il suo moto. Secondo il primo principio della dinamica, un corpo tende a mantenere il suo stato di moto rettilineo uniforme fino a che su di esso non interviene una forza. L'inerzia e il primo principio della dinamica non hanno più segreti.